Questo è il vlog con i mercatini e le vetrine di Natale. E lo comincio dai pupazzetti di Natale, dalle decorazioni natalizie graziose per strada. Buongiorno. Oggi giriamo un po' per mercatini di Natale. I mercatini qui sono sempre gli stessi ogni anno, più che altro perché prenotano il posto in cui poi piazzano la bancarella e quindi per questo di anno in anno sappiamo già ancora prima che comincia il mercatino dove trovare cosa. E queste cose sono carine. Ce ne sono parecchi di stand quest'anno. Alcune volte cambiano un po' le cose che si trovano negli stand, a seconda anche delle mode di ciò che diventa disponibile di anno in anno. Però alcune cose sono sempre le stesse. Per esempio questi bottoncini, dei quali ho detto che carini, questi sono nuovi, l'anno scorso non c'era. Qui c'è la bancarella delle castagne calde, generalmente. Le castagne si trovano in cartoccetti di 4 castagne, 5 castagne oppure 10, ci sono diverse misure, i prezzi sono alti e non è detto che le castagne siano tutte realmente commestibili. C'è la giostrina, come è giusto che sia. A quest'ora è ancora tutto relativamente tranquillo perché. Oddio, veramente non so che ore sono, l'una e mezza, le 2:30, boh. Io sono appena arrivata. Sculturine di legno, dappertutto in giro. Un forte odore candito. A me piacciono molto i pupazzetti di legno, chiaramente. Qui si magna. Dove vedete un certo affollamento significa o che si mangia o che si beve. E questo è ciò che tipicamente si mangia. Io sono abbastanza certa che qui in mezzo ci siano sicuramente degli italiani. Che stavo dicendo prima? Non mi ricordo niente. Stavo dicendo che qui è tutto relativamente tranquillo e non c'è nessun tipo di bolgia, perché la bolgia ci sarà domani. Vedete le persone con la tazza, dentro la tazza c'è quel che potremmo chiamare vin brûlé, ma che in realtà in tedesco si chiama Glühwein. È che è una specie di vin brûlé. Normalmente come funziona? Quando voi prendete un vin brûlé, nel prezzo pagate anche il reso della tazza, così sono sicuri che ridarete la tazza e non la ruberete. È una cosa tipica, specialmente degli italiani, rubare le tazze. Per favore, non rubate le tazze. Soprattutto perché vi fate praticamente prendere i soldi, vi ridanno 1 euro quando voi riportate la tazza. Oh, che carino. Non c'è.
dicevo, per la terza, quarta volta ho cominciato questo discorso, non lo finisco mai. Vedete che è tutto molto, molto tranquillo, perché siamo ancora in mezzo alla settimana. Nel fine settimana ci sarà la bolgia. Oh mio Dio, ma questi sono troppo carini, ma sono bellissimi. Oddio, questi sono troppo belli. Io, cioè, proprio sono sempre molto attratta dai pupazzetti e da poco altro, veramente, cioè. Qui non si mangia, ma inaspettatamente c'è folla. Si vede che sono turisti, perché giustamente giustamente le persone tedesche e il mercatino ce l'hanno tutti gli anni. Ce ne sono anche alcune che sono molto molto critiche nei confronti dei mercatini, perché non riescono ad accettare il fatto che i commercianti che hanno uno stand al mercatino di Natale praticamente lavorano in modo intensivo, in modo intenso, soltanto nel periodo di Natale, e poi nel resto dell'anno vivono dei tanti soldi che hanno guadagnato durante il periodo di Natale, perché comunque qui i turisti sono tantissimi, si fanno i soldi, si fanno bei soldi, i prezzi sono anche piuttosto alti, specialmente i prezzi dei prodotti artigiani. Solo oramai bisogna cercare di capirsi su cosa si intende per prodotti artigiani, perché sì, saranno prodotti artigiani, ma saranno di un artigiano che si è organizzato e che vende praticamente le stesse cose in tutti i mercatini di tutte le città di tutta la Germania, e quindi bisogna stare un po' attenti anche a questo, a capire questa cosa. Cioè, non bisogna veramente fare gli ingenui e pensare qui dietro c'è un signore, un vecchietto che lavora in legno seduto sulla panca di casa sua. No, non è così, cioè non è più così. Ma quando sono arrivata in Germania, che ormai è quasi 20 anni fa, era ancora così, adesso però veramente non più. Qui c'è la classica bottega dell'artigiano che lavora con il legno, questa c'è tutti gli anni. C'è il tendone dove, come si dice in inglese, rain or shine, la gente mangia e beve. Ripeto, dove vedete più gente rispetto ad altri posti significa che o si mangia o si beve, se stiamo parlando di persone tedesche, mentre invece i turisti si distribuiscono abbastanza uniformemente un po' ovunque. E magari spesso un po' meno dove si mangia e si beve, perché non conoscendo la lingua magari hanno difficoltà. Adesso io vorrei andare dall'altro lato qui del palazzo, perché vorrei andare anche a dare un'occhiatina alla ruota. Questa è una zona che in realtà di notte è abbastanza mal frequentata. In realtà anche di giorno, quando non c'è il mercatino, non c'è il Natale, insomma è una zona che negli ultimi anni è caduta un po' in degrado ed è molto molto vittima del degrado. I negozianti qui risentono tutti il peso del grosso degrado che ormai da anni, da 2-3 anni buoni e tondi, affligge questa città. Qui siamo in una delle poche panetterie che non sono catene, ma aste, e ammiriamo la vetrina. Presenza davvero unica.
Qui c'è la mia ombra, la ricciolona, e poi c'è lì dentro della panetteria. Dicevo, andiamo un attimo a salutare la ruota, che vediamo già lì minacciosa, non so se la vedete, che gira. Dicevo, questa è una zona purtroppo dove durante il fine settimana ci sono miliardi di turisti, passano miliardi di turisti perché siamo nel centro storico. Però ecco, qui per esempio c'è il bagno dei tossici, e questo è un posto veramente in cui non volete augurarvi di trovarvi da soli a determinate ore del giorno e soprattutto della notte, ma veramente, seriamente, anche del giorno. Ma questa pupazzina disegnata sul muro, simpatica. Guardiamo un po' cosa c'è di bello. Queste vetrine, sì, bracciali, chincaglierie varie. Qui i prezzi sono spropositatamente alti. Io per un periodo della mia vita ho abitato in Abruzzo, dove nei monti, sui monti, si lavora l'oro, e lavorazioni stupende, strepitose, hanno prezzi molto molto contenuti. Allora chiaramente a me i prezzi sembrano tutti alti, soprattutto perché la roba non è bella come quella lavorata dai veri orafi artigiani abruzzesi. Qui stavo leggendo un qualche settimana fa sul giornale locale, c'erano molti locali, molti ristoranti, però purtroppo stanno chiudendo tutti per mancanza di clientela, perché la clientela qui non ci viene più, la clientela locale qui non ci viene più tanto volentieri, perché venire qui, specialmente in determinati momenti molto tesi o molto notturni, significa farsi derubare, incappare in risse varie. E quindi via via il pubblico tedesco, la clientela tedesca, ha un po' abbandonato la frequentazione dei locali di questa zona. Siamo arrivati davanti alla ruotona, ma ormai la ruotona non è più una cosa speciale per nessuno, perché nel frattempo praticamente tutte le città d'Europa hanno la ruotona, e quindi questa non fa eccezione, è proprio tale quale a tutte le altre. Perciò dicevo, molti locali hanno chiuso, e questo è drammatico, perché i locali erano anche portatori e tramandatori, se mi passate il termine, di tradizioni locali. Erano locali, già a partire dai nomi, molto dialettali, molto legati alla cucina del posto. Erano proprio posti molto molto particolari, ed è un vero peccato che abbiano chiuso. Qui quando qualcosa chiude non è che riaprirà in futuro perché arriva un buon signore. No, non mi aspettavo ci fosse il bagno. Che arriva un buon signore che dice no, ma la tradizione non può morire, quindi rilevo il locale e lo riapro da capo così com'era. Qui purtroppo non succede mai. E quindi quello che chiude, chiude, dopo è finito, basta, non ce l'abbiamo più. Qui si vendono alcolici. Che bei soggetti. No egg. Ok, non ci sono uova in questo liquore. Va bene. Qui c'è la torre. Ah, qui continua, mica lo sapevo, no? Le specialità da mangiare alle bancarelle di Natale sono soprattutto specialità fritte, roba fritta. Ultimamente la gente più molesta che incontrate in giro, oltre agli alcolizzati e drogati che qui ci sono in quantità industriale, ce ne sono veramente un sacco, purtroppo, e la gente veramente molesta è la gente molto giovane, sotto i 25 anni, perché questi si riuniscono in bande che spesso rappresentano etnie diverse, ma anche concezioni di vita diverse, spesso, ma raramente, a dire la verità, qualche volta, allora diciamo, rappresentano anche visioni politiche diverse, ma più spesso sono proprio bande di etnie diverse, e niente, si danno la caccia tra di loro.
si menano, si fanno la bua a vicenda, è povero chi ci capita. Questa cosa fino a soli 6-10 mesi fa non era così per niente, e adesso però è diventata così e tutti pensano che dietro l'organizzazione di queste bande ci sia in realtà qualcuno che ne manipola e ne guida la violenza. Sono simpatiche queste bancarelle. Io qui non c'ero mai venuta. Questa è la prima volta che vengo qui. Oh, che bello, questo ha l'aspetto di essere una cosa molto calda. Non c'ero mai venuta qui perché qui siamo proprio vicino al fiume e quindi fa un freddo. Già che ci siamo, facciamo un attimo un enjoy the lament of the day. Questi sono i miei orpelli of the day. Ma mi si sta assiderando una mano, quindi mi escono tutti gli anelli. Come sempre non ci sono solo io a fare riprese, c'è anche gente più professionale e meglio organizzata di me, qui il signore per esempio, con la telecamerona. Questo è il negozio della cioccolata, dove si può gustare cioccolata da bere, ma anche poi comprare cioccolata da riportare da amici e parenti. Chiunque viene a trovarmi si becca la visita in questo negozio, perché oggettivamente è un negozio veramente unico. Questa è la parte che avete appena visto, la parte per acquistare, e questa invece è la parte per gustare. I proprietari di questo negozio sono piuttosto orgogliosi della loro cioccolata, e per questo se tu vuoi fare un misto di percentuali di cioccolate varie e aromi, salutiamo come sempre la bottiglia che ci vuole ricordare che insomma anche lei esiste. Non te lo fanno fare, cioè ti fanno fare soltanto quello che dicono loro, ti offrono soltanto le combinazioni di cioccolata che dicono loro. Dico questo, lo dico tutte le volte che passiamo davanti a questo negozio, è già capitato in altri video, perché io ovviamente voglio sempre avere le cose come dico io, ed è capitato che non me l'abbiano fatto fare. Qui siamo dietro a una bancarella, credo dietro la bancarella dell'intagliatore del legno. E ci sono questi adorabili quadretti che però costano uno scatafascio di soldi, non so se vedete quanto costano. 115 cocozze. Però sono bellissime. Ma c'è stato un po'. Guarda questo qua sotto. La domanda è, io so, oh guarda, c'è anche la pizzeria. La macelleria. Eh sì, questa è la bottega, infatti è il retro della bottega del falegname. Falegname però non ha voglia di gettare le cose nel cestino.
Adesso arriviamo vicino a un signore che ha come spilla puntata sulla giacca un Babbo Natale, non so, non un pupazzetto di neve, un'alce bianca. Ecco, questa è una tradizione locale, nel senso specialmente le persone anziane a Natale, ma già molto prima di Natale, si appuntano sulla giacca delle spilline natalizie, oppure portano degli orecchini natalizi. E la gente dice, ma come? I tedeschi così seri che si mettono le spilline. Sì, perché quando si è autorizzati a festeggiare, allora tutti si lasciano andare ai festeggiamenti. In tutto il resto del tempo no, fanno le persone serie. E naturalmente mentre passeggiamo nel mercatino c'è gente per la strada che dorme e abita proprio per strada. Così. Ok, adesso invece veniamo in quest'altra parte del mercatino dove si mangia e si mangia. Qui ci siamo venuti anche negli anni scorsi, adesso stiamo vedendo solo la versione di quest'anno, ma sicuramente ricordate che siamo già venuti negli anni scorsi. Ripeto, ora non è il fine settimana, ora è un giorno qualunque della settimana, ma venendo nel fine settimana le persone delle bancarelle gridano per invitare la gente a mangiare e a comprare qualcosa da mangiare. Adesso l'atmosfera è un po' più dimessa perché semplicemente non è un momento intenso della giornata, è semplicemente un momento normale, così. Qui tra l'altro abbiamo la botteguccia di Lush. Qui c'è un altro venditore di calda arroste, castagne. E qui c'è la boutique di Benefit che ha aperto da pochissimo e che è adorabile e in cui tutti vengono a farsi fare le sopracciglia. È perfino più carina di una delle boutique londinesi. Ovviamente Benefit non vende roba con ingredienti interamente naturali, ovviamente Benefit andrebbe evitata, però Benefit vizia le blogger e chiunque in un modo veramente pazzesco. Questo signore è leggermente alto. Vedete, qui c'è Strauss, o meglio c'era Strauss. Strauss è una grandissima catena di negozi che vende cose per la casa, dalle lenzuola alle tovaglie alle tazze. E Strauss esiste in Germania dal 1902. Questa era la più grande filiale qui e ha chiuso alcuni mesi fa perché hanno dovuto ridurre il personale e le filiali, perché anche Strauss se ne sta andando allegramente in bancarotta. E questo lo dico a tutti quelli che vogliono proprio autoconvincersi a tutti i costi che qui siamo benissimo, siamo tutti ricchissimi e tutto va benissimo. E non è così, purtroppo. Tra l'altro subito dopo Benefit c'è anche Kiko, c'è il negozio di foto. Di foto e souvenir. E vedete un altro negozio con i bottoncini, perché quest'anno vanno di moda i bottoncini. Tovagliette e tovagline. Questa è la mia bancarella preferita, mi piace tantissimo, cioè, guardate le formicone.
I ragnoni e le formicole, bellissima questa bancarella, i pescioni appesi, stupende, bellissima questa bancarella. Anche questa è la bancarella dei modellini, c'è tutti gli anni ed è tutti gli anni qui. Anche qui, per esempio, quando qui c'è Pilon, che è una catena francese, di robine di plastica. Infatti entrando dentro, questo negozio c'è da poco, entrando dentro c'è un odore non esattamente rassicurante e molto intenso di plastica. Tutto quello che vedete qua dentro è di plastica. Molto carino comunque. La Volpina è il grande motivo di questi ultimi due anni in Germania e devo dire io sono molto vittima della Volpina. Ecco, per esempio lì vedete quei due pupazzetti, quelle sono borse dell'acqua calda e ognuna costa 18 euro, però è una misura, è una XS. Voglio dire quella, questa qui. Queste sono per le manine, per tenere calde le manine, queste sono borse dell'acqua calda, però sono piccole, cioè costano 20 euro e sono tanti soldi. A me piacciono gli orologi, chiaramente. Io sono da tempo a caccia di un orologio, vorrei comprarmi da tempo un orologio. E sono leggermente combattuta, poi alla fine non me ne compro nessuno, sono leggermente combattuta tra un orologio prezioso, cioè fatto come si deve e anche di valore, e invece un orologio buffo, perché cioè, a me piace... Oddio! Oh mio Dio! Oddio! Ma sono bellissimi. Sono bellissime queste cose. Sono bellissime, ecco, queste cose sono bellissime, però sono anche costosissime. Cioè, voi pensate che uno che abita qui può permettersi di comprare una cosa che gli piace da ogni bancarella? Assolutamente no. Cioè, le persone dicono quest'anno mi compro quella cosa da quella bancarella e basta, fine così. Cioè, i tedeschi stanno molto molto attenti a quello che spendono. Qui ci sono oggettini di gioielleria. I prezzi sono abbordabili, i prezzi di questi sono abbastanza abbordabili. Però vedete, variano anche però molto. Qui c'è la consueta bancarella delle luci, le luci casettate, che però quest'anno sono un po' diverse, sono carine, sono molto carine. Questa è la bancarella delle caramelle all'anice. Dio che freddo, io intanto mi sto assiderando seriamente. Oggi fa particolarmente freddo. Un'altra tipica caratteristica
ossessione dei tedeschi sono i timbri. Quando sono venuta qui in Germania, quando ero piccola, io avevo una specie di ossessione anch'io per i timbri, perché mio padre aveva anche un'ossessione per i timbri. Qui siamo davanti a una bancarella di dolciumi. E quando sono venuta qui in Germania, quando sono arrivata qui in Germania, cioè, grandissimo amore per i miliardi di timbri, di tutte le fogge, di tutti i tipi che si trovano. Poi però ho visto i prezzi e insomma io così appassionata di timbri, c'è qualcuno fra voi che sta ascoltando e che mi conosce molto bene e che ricorda un famoso compleanno in cui io feci fare da un timbraio, come si chiama quello che lavora con i timbri, feci fare su misura da un timbraio la firma di questa persona e poi gli regalai, a sua insaputa chiaramente, e poi gli regalai, la presi da un cartoncino che mi aveva dato una volta, e poi gli regalai il timbro con la sua firma e lui rimase a bocca aperta. Qui si vendono le mandorle arrostite e aromatizzate. Vedete che qui ci sono tutti gli aromi, liquore della nonna, rum giamaicano, crema irlandese, erischi, amaretto, cappuccino, cocco, vaniglia, tutti i gusti. Ed è un classico comprarsi mandorle, no? A Natale. Ah, qui questa è la monnezza. Questo è un cestino dell'immondizia con la casetta, grazioso. Qui si comprano le crepe, ma ormai un crepaio c'è dappertutto, no? E qui c'è la famosa giostrina, là dove tutti i tedeschi si sono stufati di venire al mercatino di Natale. Se voi parlate con i tedeschi, tanti non ci vengono più, oppure ci vengono di sfuggita quando è ancora a novembre, non c'è ancora la ressa natalizia, e però nessuno rinuncia a fare un incontro con gli amici una volta sola nella stagione prima di Natale, nel periodo prima di Natale, per venirsi a bere il Glühwein insieme agli amici. Per esempio Stefan si incontra con i colleghi dell'ufficio per venire a bere il Glühwein. Di gente che abita per strada ce n'è parecchia. Ci guardiamo adesso anche quest'altro mercatino, detto il mercatino con gli angioletti, e anche qui poi si ripetono tutte le cose che abbiamo già visto anche negli altri mercatini. E più altre cose che ci sono. Questi sono utensili di cioccolata. Questa è anche una novità di quest'anno, gli anni scorsi non c'era. I pazzetti ci sono tutti gli anni. Questo è un altro crepaio. Così. Adesso io volevo andare da un'altra parte, ma sono stata deviata perché volevo mostrarvi i due crepai che lavoravano. Crepai ovviamente non si dice, lo sto dicendo io, abbiate un po' di pietà. Questa è la bancarella degli oggetti sessuali, bancarella di formaggi.
con un simpatico ragazzo che sembra quasi umano e che ha una pronuncia un pochino riconoscibile, quasi come italiano. Qui sotto c'è gente che mangia e che beve, giustamente. Qui si vendono portafogli. Adesso mi sto rimettendo sulla strada che volevo fare prima. Questi nel frattempo hanno finito di fare le crepe di prima e fanno le crepe di adesso. Qui si sale e c'è un paviglione. E in questo paviglione c'è gente che mangia e che beve. Andiamo? È la prima volta che salgo qui in 20 anni, praticamente. E poi si scende da qui, possibilmente senza cadere. E qui il mercatino continua. Vale, non cadere, non ti cappottare. Orecchini. Ah, qui lo stand è molto cambiato, si è ampliato. Qui ho comprato per svariati anni gli orecchini. C'erano tanti di orecchini, ma proprio tanti a casa di orecchini che ho comprato qui. Anche anelli. Qui si vende tè, tanti tipi di tè. Qui si vendono cartoline di Natale. Qui si vendono cose rosa, non so cosa. Oh wow, tutto rosa. Qui si vende anche roba da mangiare confezionata, tipica però. La signorina mi ha salutato e siccome io sono timida nel fare ciò ha inibito la mia domanda. Io in realtà volevo domandarle cos'erano le cosine nelle scatoline, perché le ho viste già in giro, so già teoricamente cosa sono, ma mi si è congelato il cervello e non me lo ricordo più. Io ultimamente ho questi problemi. Qui si vende il liquore all'uovo, stavo per dire all'oro, all'olio. E qui ci sono i bicchieri vuoti e male le signorine e la gente magna. Qui si vende miele. Anche qui in passato compravo sempre vasettini di miele. Qui si vende anche sapone, come vedete, prodotti naturali fatti col miele. Questo potrebbe anche interessarvi in realtà. Ah, guarda, balsamo labbra col propolis e senza propolis. Questo mi interessa chiaramente. Poi però bisogna sempre leggere molto bene gli inci di queste cose, perché magari c'è il propolis però c'è anche il petrolio, cioè bisogna sincerarsi di quello che c'è realmente dentro queste cose, dentro questi prodotti. Io di anno in anno naturalmente me lo dimentico, però a rigor di logica, se dentro casa mia questi prodotti non ci sono, si vede che ci ho sempre incontrato qualcosa che non andava. E qui c'è la fermata del bus. Qui ora siamo dietro il pavillon. Ho detto pavillon in una maniera un po' così, un po' quasi partenopea. Ci facciamo le ultime bancarelle del mercatino. Oh, oh mio Dio. Ok, io rimango qui. Cioè, voi proseguite, io rimango qui.
La domanda è sempre: perché io non ho avuto una vita in cui la mia camera di bambina era piena di quelle giostrine e di quei giochini? Perché io sono nata in questo secolo? Perché io non ho mai avuto una giostria così? Questo mi rattrista moltissimo. Perché io vado pazza per i giocattoli. Io proprio, voi non potete capire, io ho una fissazione per i giocattoli, ma non tanto per i giocattoli quanto con tutti i giochi che rappresentano la comunità di un villaggio o di una città. E possibilmente in movimento, ancora meglio se in movimento. Adesso ci stiamo spostando dal mercatino degli angioletti al mercatino delle stelline, come c'è anche scritto qui sopra. Stelline Markt. Sternchen Markt. Per arrivarci bisogna passare sotto questo passaggio. Siamo appena passati. E qui ci sono come sempre le case anche dei senza tetto che vengono a dormire qui la notte. E anche qui castagne. Cuoricioni zuccherati. Gente che mangia patane. Bancarelle di liquore alle uova, Aya Punch, sarebbe liquore alle uova. Ah, questi sono i classici dolcetti, tipici un po' qui in Germania. Questo si può comprare singolo, te ne compri uno. Sapete come sono questi dolcetti? Sì, sono croccanti con la copertura di cioccolata all'esterno. La signorina c'ha una faccia un sacco italiana. Ho come l'impressione di essere un po' circondata da italiani oggi, non so perché, ho giusto un'impressione, a pelle. Dicevo, sapete come sono questi dolcetti? Questi dolcetti sono che hanno una copertura di cioccolata croccante, cioè dura, fuori, e dentro c'è una crema di zucchero buonissima. Io i primi anni che ero in Germania mi sono ingozzata all'inverosimile di questi robini, che si vendono per pochi centesimi in tutti gli hard discount e in tutti i supermercati, chiaramente. Poi sono diventata più panzona e conseguentemente più consapevole. Io ho smesso. Oggi ci facciamo anche una guardata di cappottini, ovviamente, non solo un giretto tra i mercatini. Vedete che qui, cioè, si rincorrono e si ripetono. La signora ha una borsa stupenda col topolino. Le signore, specialmente le signore anziane, hanno sempre le borse con i pupazzetti più assurdi. Ah, qua si mangiano funghi. Indubbiamente funghi, cioè proprio funghi. Qui ci sono cubi di Rubik
Sapete che adesso il cubo di Rubik non è più un'esclusiva. Chiunque può fare un cubo simile a quello di Rubik e chiamarlo cubo di Rubik, perché non c'è più il, come si chiama, il copyright. E basta, niente, abbiamo fatto anche il giro di questo mercatino. Candele, saponi. Ecco, io oggi sono così un po' congelata, intirizzita, ma diciamo anche ibernata. Infatti adesso sto andando a scongelarmi dentro la metropolitana. E ho questo paio di scarpe simpatiche, Oxford Shoes, che mi ricordano i bei tempi andati delle superiori, perché anche le superiori avevo scarpe così. E poi anche qui naturalmente c'è un mercatino e quindi ci inoltriamo anche in questo. Questo mercatino, anche se rinnovato negli ultimi anni, diventando molto molto elegante, forse quello più chic tra tutti i mercatini della zona, non solo della città. E qui c'è il famoso negozio di oggetti di legno, che è sempre, anno dopo anno, talmente tanto pieno che è impossibile entrarci. Anche qui naturalmente tante bancarelle. Io devo dire, mi ero appena scongelata dentro la stazione della metropolitana, adesso fa niente, mi ricongelo. Se mi ammalo, questi sono i prezzi, ma immagino nei prezzi è incluso anche il reso della tazza, naturalmente. Mi sembra di aver letto che è 2 euro quest'anno il reso della tazza. Lì le signore mangiano specialità fritte di patate, che vengono da qui chiaramente. Nella fattispecie si mangia questa cosa che si chiama Reibekuchen e che non è un dolce, perché Kuchen originariamente è un qualcosa semplicemente con una forma rotonda, no? E può essere dolce ma può essere anche salato. Qui si beve. Ci sono signori alti alti, ah no, ma sono sul gradino, ecco, infatti mi sembrava. Qui c'è un'altra giostrina, vedete che le giostrine sono veramente poco frequentate. Specialità. Specialità zuccherose e cioccolatose.
In effetti io a volte mi dimentico che ho lo Zoom, cioè, perché una signora, una vecchina, ah, questo è lo stand delle pietre. Negli anni scorsi di stand di pietre, a dire la verità, ce n'erano molti di più, quest'anno si sono un po' non ristretti ma ridotti. Io a volte ho proprio difficoltà a parlare italiano, perché giustamente non parlandolo uno perde l'abitudine. Oggettini di legno, ma quanti? Tavolini per mangiare di nuovo. Ah, qui c'è anche l'unica parvenza di presepe che abbiamo incontrato finora. Ci sono anche delle maschere belle. Bello, mi piacerebbe avere una statuina mascherina dentro casa, francamente. Questo mi piacerebbe avere. A volte sentite in sottofondo strani linguaggi ed è olandese. Non mi posso avvicinare perché ci sono le signore. Qui anche si mangia e si beve in questa simpatica atmosfera. E andiamo dall'altra parte. Salutiamo. Tutto il mondo fritto. Sapete quel detto, basta che sia fritto, tutto diventa buono, no? È realmente così, in un certo senso, però non è detto che sia anche salutare. Anche qui tutto fritto. L'odore, però, devo dire, veramente non è buono. L'odore, devo dire, purtroppo, a volte l'odore è molto appetitoso, però l'odore in questo caso, devo dire, veramente purtroppo è rancido, ma rancido fritto. E qua si proprio si mangia. Crepe quest'anno veramente dappertutto. Questo è lo stand delle zuppe contenute in questi contenitori. C'è chi beve da solo. Io ho salutato un ragazzo che ha fatto il segnale di vittoria. Questo stand mi piace anche moltissimo, cioè tutti gli anni. Mi piace moltissimo. Poi vengo 100 volte, tutte le volte che vengo qui vengo, tutte le volte che vengo in città vengo a visitare questo stand. Scelgo accuratamente durante tutto il periodo prenatalizio quello che alla fine voglio comprarmi. Generalmente questi fermagli per i capelli mi piacciono moltissimo, soprattutto da portare come braccialetti. Studio a lungo, vedete come ho in mano il telefono, studio i prezzi, studio tutto e poi alla fine non mi compro niente.
perché studiarsi il tutto è un po' anche un metodo per non comprare, no? Qui ci sono saponi e candele e altra gente che mangia e che educatamente butta le cose nel cestino, come è giusto che sia. E questo è tutto, abbiamo finito anche questo mercatino. No, non l'abbiamo finito perché mi sono dimenticata questo lato. E qui abbiamo uno stand di chincaglieria, collane, ciondoli, orecchini. Ah, ecco! Questo prima stava altrove, questo stand prima era altrove. Anche da questo stand ho sempre comprato ogni Natale orecchini. Io per tanti anni non ho portato gli orecchini, poi a un certo punto improvvisamente mi è esplosa la passione per gli orecchini. Quando abitavo qui in Germania, forse già da 7-8 anni buoni, ho fatto una comprata di orecchini veramente a rotta di collo. Ok, veramente. Che bello. Siamo per il risotto insieme. Certo. Adesso assaggio. Signori, ve lo dico sinceramente, siamo nello stesso identico luogo di 3 secondi fa, solo che è il giorno dopo, perché ieri mi è finita la batteria, come sempre. E però siccome mi mancava ancora qualcosa da mostrarvi, quindi sono tornata anche oggi per fare la corvée che mi autoimpongo e mostrarvi ciò che ancora mancava di questo mercatino. Poi ne approfitto e vado anche in un'altra zona della città. Questo è quello che mi sono ripromessa di fare oggi, addirittura nella pausa pranzo. E vedete che adesso c'è tantissima più gente perché adesso è sabato e ieri era venerdì. Giusto per farvi un'idea, poche immagini fa, ma in realtà era ieri, eravamo qui e c'erano questi signori che lavoravano e qui era praticamente, sì, c'era qualcuno, ma non era così affollato. Oggi non si può passare. Io infatti volevo evitare tutto questo ieri, ma purtroppo i mezzi sono quelli che sono. Questo signore trasporta frutti di bosco, probabilmente per il topping dei waffle. E noi qui invece ci approcciamo all'ultima parte di questo mercatino. Vedete, comunque ci sono delle zone più affollate e delle zone meno affollate, chiaramente. Qui siamo dietro sentite che è pieno di italiani, ma pieno. C'è la giostrina per i bambini.